Siamo con il presidente della provincia Antonelli e sindaco di Busto. Si parla di turismo nelle nostre città. Oggi in Uniascom Confcommercio viene presentato uno studio molto importante. Chiediamo qual è la situazione dal suo osservatorio privilegiato e anche in particolare nella città di Busto, perché abbinare la parola turismo a Busto non è stato a volte semplicissimo. No, beh, diciamo che il turismo è più nella parte nord della provincia, chiaramente. Vuoi per la presenza dei laghi, delle montagne, i paesaggi, così. Invece la parte sud, la nostra, la Busto, è un po' più, diciamo, zona industriale. Quindi il nostro turismo è per il lavoro. Però sono curioso oggi di vedere i risultati di questo importante lavoro. Sono tutti lavori che possono aiutare a capire anche i vari flussi turistici, dove vanno, in che periodo dell'anno. Insomma, è un bel lavoro che dovremmo tenerne assolutamente conto per migliorare, per sviluppare sempre più il turismo, che sta diventando una voce molto importante in provincia di Varese. Per quanto riguarda Busto, ci sono delle aree commerciali nuove che stanno nascendo, penso all'ex Mizar, e che intercettano naturalmente tutte le persone, anche che da Malpensa poi si spostano verso Milano. Quindi in molte aree di Busto la ricaduta c'è comunque, credo anche dal punto di vista dei numeri. Sì, quello sicuramente c'è una ricaduta e direi anche positiva. Adesso vediamo come si può sviluppare meglio parecchie zone della città. Stiamo rifacendo completamente col PNRR la zona delle ferrovie, che è la zona centrale di Busto, e lì sarà una grande zona sia commerciale che anche residenziale, e dovrebbe anche trasformare il volto di Busto, speriamo, quindi di intercettare anche tanti abitanti da Milano, per esempio, che possono venire da noi, perché obiettivamente troverebbero a costi molto più contenuti dei servizi migliori, direi.